Allora, amici di Camposecco Far West, siamo tornati qui nella stupenda, bellissima Camposecco, ma non siamo assolutamente soli, siamo felicissimi, siamo molto emozionati perché ne abbiamo fatte tante di interviste, ma è la prima volta che intervistiamo una donna e che donna. Siamo davanti a Jantti Sommer, tanti la ricordano per continuavano a chiamarlo Trinità e poi lo chiamarono il Magnifico, ma una carriera formidabile, bellissima, ne parleremo tra poco, ma lei è affascinata dalla natura e allora prima di chiederle della sua carriera, come ti senti qui a Camposecco, Jantti? Grazie per essere venuta. Grazie a voi, voi siete carini, ma come mi sento? È una meraviglia qua, vorrei una capanna qua, ecco, mi metterei sotto quegli alberi e qui vivrei. È bello, mi piace, ha detto tutto. È bellissimo, qui puoi venire col sole, con le nuvole, ma è sempre affascinante. Sì, no, sicuramente, temporali spettacolari, alba, meravigliosa, immagino, lo vedo. E poi è grossissimo, perché sembra 2 chilometri di larghezza per 5 di lunghezza. Eh sì, è difficile trovare una piana del genere. Affascinati da questo paesaggio meraviglioso, parliamo della tua bellissima carriera, ma partiamo come al solito dalle origini. Jantti, dalla Finlandia alla Francia. Sì, sì, sono stata in Francia un paio d'anni, e, insomma, ci sono andata per un breve periodo così, turismo, diciamo, e sono rimasta per 2 anni, 2 anni e mezzo. Fotomodella. Sì, non ci avrei mai creduto di poterlo fare, ma vabbè, ci hanno creduto loro. Sì, e, no, sì. Ed era bello perché viaggiavo molto, ho visto bei posti. E a te piace viaggiare? Vedere bei posti, sì. A parte che i bei posti ci sono anche sotto casa, sono comunque. Certo. Hai fatto la fotomodella, ma lì in Francia hai fatto anche dei film. Sì, qualcosa, perché poi si rivolgevano alle agenzie di fotomodelle che si immaginava che eravamo abituati alla macchina e così, delle piccole cose. Diciamo, e poi già dimestichezza. Sì, che poi non mi è mai arrivata in definitiva, del tutto. Non ti è entrata? No, però ho sempre avuto un po' di tensioni, insomma, davanti alle cineprese. E dalla Francia all'Italia, perché poi inizia a lavorare con un certo Enzo Barboni? Sì, è vero, sì. Abby Kluger, com'è stata questa esperienza? Era bellissima, mi emoziono. Questa è la cosa più bella. Hai lavorato con Barboni? Bud Spencer e Terence Hill, lo ritroverai appunto anche in E poi lo chiamerò il Magnifico. Sì. Questi due personaggi che qui a Camposecco hanno fatto la storia. Volevo chiederti come li hai visti come attori e come esseri umani. Non ho rivelato ciò che vi ho detto. Come attori erano bravissimi e sembravano effettivamente essere così anche poi. Poi come fuori dal set, insomma, nella vita di tutti i giorni. Con Bud Spencer ho avuto un po' meno a che fare perché non c'erano molte scene un po' di più. Persone comunque carinissime sempre, ma tutti quanti. Jantti, qui abbiamo uno sfondo bellissimo perché ci sono anche questi cavalli e di questo ringraziamo Ilaria Fiori che ce li ha portati qui, veramente una sorpresa bellissima, abbiamo emozionato tanto Jantti con questa sorpresa, si è fatta una bella cavalcata. E Terence Hill, a proposito, com'era a cavallo? Non c'era una stuntman che lo sostituiva? No, lui faceva tutto da solo, era bravissimo a fare le cose, in ogni cosa che faceva, le cose, ginnastica, dritto, cavallo, qualsiasi cosa.
hai fatto tantissimo nel cinema, perché hai fatto questi due importanti western all'italiana, Enzo Barboni, ma non hai fatto solo western, fantascienza, anche storici, e soprattutto, diciamolo, nel 1972, se non sbaglio, hai lavorato con il grandissimo Billy Wilder. Stiamo parlando forse del regista più grande della commedia americana nei 50-60. E beh, lavorare con una leggenda del cinema di questo tipo, come è stato? Che ricordi hai di quel film? Avanti era il film. Sono sempre dei piccoli pezzi, sì. Sono pochi giorni, delle cose. Era Jack Lemmon, che era carinissimo. E c'era, noi facevamo, io e Janet Agren, facevamo delle infermiere che facevamo, sì. Badanti a un vecchio che ballavamo un po', per cui era una scena molto breve. Jack Lemmon era molto carino e ci si chiacchierava tanto. Ma lui, no, Billy Wilder non è che me lo ricordo molto di... Sì, certo, ci scambiavamo delle parole chiaramente, ma non... Lui faceva il suo lavoro. Io amo la fantascienza, tra l'altro tra i vari personaggi che abbiamo avuto l'onore di intervistare abbiamo intervistato Ernesto Gastaldi, che è stato uno dei primi a scrivere di fantascienza. Beh, tu con il regista Alfonso Brescia ne hai fatti ben quattro. Sì. E devo dire che mi sono anche divertita molto, perché erano tutte le cose, erano un po' un'inventiva così, non c'erano ancora i sistemi tecnologici, era tutto molto manuale, con le invenzioni varie. Eh sì, artigiani proprio. È molto artigiani. Certo, certo. Sì. Sì. Dove sono stati girati questi film di fantascienza, ricordi? Ma sì, qualcosa era stato girato, ecco, te lo stavo dicendo prima, all'Avaro, a Roma. L'abbiamo visto. Sì, secondo me, almeno nel mio ricordo, era una chiesa in costruzione. Le scene dei pianeti spazio, sì. Erano a Guidoni, per esempio. C'erano questi posti, un po' a Manziana, nel bosco di Manziana. Ecco, a proposito di fantascienza, hai potuto lavorare anche con Gianni Garco, che per Camposecco è un attore a cui teniamo molto, perché anche lui ha lavorato qui a Camposecco come Terence, come Bob. Gianni Garco, forse tu sei una delle attrici che ha lavorato, possiamo dire, con tutti i miti di Camposecco. Tu hai lavorato anche con Franco Nero nel film di Lucio Fulci, Il ritorno di Gianna Piana. Manco me lo ricordavo. È vero, non era in Austria. Franco Nero, Gianni Garco, Terence Hill e Bastianini sono tutti i miti di Camposecco. Top di Camposecco. Sì, è vero, carino. Tanti registi importanti, abbiamo detto Wilder, Enzo Barboni, abbiamo detto Lucio Fulci, e anche con Rossellini hai lavorato. Anche con Rossellini, sì. Beh, siamo Rossellini. Abbiamo il padre del neorealismo. Sì. Hai lavorato anche con uno dei quattro colonnelli della commedia all'italiana, forse il più grande, Ugo Tognazzi, che ti dirige, ovviamente fa anche lui l'attore, in Cattivi pensieri. Sì, ho fatto una piccola parte, anche lì piccola parte, ed ero... Cioè, lì Ugo Tognazzi aveva dei sospetti che sua moglie la tradisse una volta con uno, una volta con un altro, e poi anche con una donna, che poi ero io, che ci siamo baciati con Edris, così, nella sua immaginazione. E devo dire, Edris era veramente una persona carina, ci tengo a dirlo, perché siccome lei mi diceva, io ero un po' impacciata come al solito, lei dice, mettiti più avanti tu, io sto in tutto il film, dall'inizio alla fine, tu ci sei poco, sì, era carinissima, devo dire, ecco, mettiti là, fatti vedere. Sei ritornata a cavallo in quel film? Ah sì, ho fatto una galoppa, proprio quasi in un posto come questo, mi sembra, ecco, era, sì, ero a cavallo, sono passata così in mezzo al boschetto per raggiungere quest'altro gruppo che c'era. Sì. Ti piace tanto andare a cavallo? Beh sì, ho cominciato da piccola, da 10-12 anni, poi ho sempre continuato. E sei ancora molto agile, abbiamo avuto la dimostrazione poco fa. Sei anche insegnato ai bambini? Sì, quello è stato poi il mio lavoro
diciamo anche preterito, lì ho avuto molte soddisfazioni. Una passione finalmente al lavoro. Sì. No, insegnare ai bambini proprio il mondo, il cavallo come animale, anche non solo stare sopra, montare, fare gare, ma proprio l'inizio, proprio sì. Dall'inizio. E qui rubo la scena al fondatore, Alberto Corridori. Hai qualche domanda per la meravigliosa Yancy? Ma io tornerei proprio su, continuano a chiamarlo Trinità. Ah, ok. Poi la scena più bella è stata girata proprio su questa strada, dove Terence arriva alla diligenza, dove dentro c'è bambino. Potete credermi, nessuno ci assalirà, ve lo dico io. È vero. Ferma! Ferma! Io le armi! E niente scherzi! Scendete! Scendete tutti! Adesso tira fuori i soldi. No, grazie, dateli ai poveri della missione. Signora, la prego di scusarmi. Yeah. Ci vediamo. I cavalli erano freschi, il conducente riposato, vero? Johnny! Oh mio Dio! Qual è la scena più cult di quel film? Quando eravate sul fiume, che si spiega che sì, lo sapevi quello, che l'acqua del fiume scorre sempre verso il solito. Sì, quella era carina. Sì, davvero un'ottima cuoca. Non avevo mai mangiato fagioli lessi così lessi. Grazie. Come sono grandi e lucenti le stelle questa notte, vero? Sì, quelle grandi sì, quelle piccole un po' meno. È vero, non l'avevo notato. A voi federali non sfugge niente. Sapevi che l'acqua dei fiumi scorre sempre dalla stessa parte? No. E lo sai che io e te... Beh... Dove andrete? Al nord. Dove? Al nord. Ah, bello il nord. Se vuoi ti verrò a trovare. No, tenente, non lo faccia. Tenente! Ma sai che a me piacciono tuttora i fagioli. Ti piacciono? Ne mangio tantissimi. Cannellini o borlotti? Borlotti. Bisogna fare il sondaggio con tutti. Però in barattolo faccio prima, io la sera che mangio, ma un barattolo di borlotti. Ecco, un po' di cipolla. Fa piacere anche a Terence, che anche lui è patito dei fagioli. Sì. E piacciono a tutti noi. Io impazzisco. E allora io passerei a una bella consegna. Sta per arrivare un momento molto importante, perché il mago Silvan nel suo cilindro nasconde conigli e tante altre cose. Noi abbiamo un cappello che nasconde qualcosa di importante. Prima però mi sembra giusto chiamare qui Ilaria Fiori. Ci teniamo tantissimo a ringraziarla, perché Ilaria è venuta qui con questi meravigliosi cavalli. Ti lascio il posto io. No, ha reso vai, assolutamente vai? Unica stai, questa giornata. No, mettiti qua. Tutti spero. Allora, Spirits, terre di confine. No, intanto grazie davvero. Ma grazie a voi, è un onore per io me. Ho parlato, assolutamente. Non ho mai guardato. Tra l'altro nome sei della... una scienziata, una geologa. No. Allora, prima cosa, sono una persona di qua. E sono ancorata a questo posto da prima ancora, penso, dei miei cavalli, quindi siamo ancorati insieme. E quindi ho potuto scegliere la vita da fare. Ho studiato, ho fatto geologia e poi
c'è stato il richiamo a quelli che erano i cavalli di famiglia, che ha montato la passione, cioè, da lì esatto, nasce. E abbiamo fondato, dopo diversi tipi di lavoro, corsi della federazione, abbiamo fondato un'associazione sportiva, siamo più che altro ragazze, ma non è stata una scelta. Probabilmente il fatto che a capo ci sia una ragazza dà più fiducia, certo, a loro. E noi facciamo arcieria a cavallo e turismo equestre sui Monti Simbruini. Bellissimo. Esatto. E la scelta del nome, che ho visto che va incuriosito un po', sì, tutti. Questo nome. Spirits, terre. No, è un nome composto da una parte in inglese e una parte in italiano. La parte in inglese è Free Spirits, ma non perché siamo spiriti liberi, anzi noi ci atteniamo anche molto alle regole dell'equitazione, devo dire, sì, ma più che altro perché è un mondo molto difficile, poi non ce lo può confermare, sì, e mi sarebbe piaciuto e mi piace che ognuno si senta a suo agio con qualsiasi tipo di cavallo viene da noi, bello, di qualsiasi tipo di razza, qualsiasi tipo di monta, senza sentirsi il giudizio magari di un tipo di scuola, un tipo di impostazione o un tipo di razza. Sì. Considerando che i miei, ecco, sono cavalli di montagna nati qua. E la seconda parte, che invece è terre di confine, perché la cima che vedono da qua è già Abruzzo. Noi siamo, sì, su uno spartiacque a pochi, esatto, chilometri, a 4 chilometri siamo dal Lazio Abruzzo, quindi siamo una terra di confine dei briganti come era prima, e tanta storia. Bellissimo, giusto? Nome e grazie per questa spiegazione, grazie per a voi. Aver portato i cavalli. Ianti è stata felicissima, tra l'altro, oh, sì, ho visto che mentre eravate a cavallo chiacchieravate, sì, e tu fai una cosa molto bella perché unisci le tue conoscenze di geologia all'andare a cavallo. Sì, sì, sembra quasi che l'abbia studiato, come mi dicono tutti i turisti che vengono. E, no, questa cosa è molto... Formidabile. Sì, diciamo è un plus. Mettiamola così, perché ti consente comunque di spiegare il territorio a chi magari non lo conosce, perché la piana di Camposecco, oltre che essere un setto a cielo aperto, è anche una delle più grandi piane intrappenniniche nell'Italia centrale, cioè c'è una storia proprio geologica, oltre che storica proprio. Sì, sì, meraviglioso. Questa era una delle faggete fucina degli antichi romani. Antichi romani. Esatto. Ecco Alberto, non avevamo mai intervistato una donna e oggi non solo ne abbiamo intervistate due, bellissime e dotate di umiltà, grande umiltà tutte e due, quindi complimenti. Vero. E stai qui con noi perché è arrivato un momento molto bello e vogliamo rendere partecipe, okay, anche te. Dicevo, il mago Silvan ha il cilindro con colombi, conigli e tutto, noi abbiamo qui un cappello. Cosa nasconderà questo cappello? Anche gli altri. Eccola qui. Dai, questa dai, è per te. Mamma mia, che bello! Cosa c'è scritto su questa targa? Ianti Sommer per... Continuavano a chiamarlo Trinità, continuavano a chiamarla Ianti, la bionda più dolce del West, la bellezza che ipnotizzò Trinità. Trinità. E anche noi, non solo Trinità. Eccola, guardate che bella. Che bello, ma no, ma... No, adesso. Basta che non ti commuovi. No, non posso? Certo. Posso commuovermi, sì, sì, mi sì, commuovo. Siamo veramente molto felici. Grazie, guarda, che hai accettato di venire qui con noi e sia di aver fatto questa bella chiacchierata con te. Grazie, Ianti. Davvero. E grazie a Ilaria, grazie Fiori. A voi. Noi siamo veramente così felici che adesso ce ne andiamo a fare una bella cavalcata insieme agli Ianti e ringraziamo tutti i follower che continuano ad aumentare di Camposecco Far West. Grazie a tutti, continuate a seguirci e buona giornata a tutti. Grazie Ianti, grazie Ilaria. Grazie a voi. Grazie a voi, veramente. Anche di avermi portato in questo posto meraviglioso. Vero? Sì. Questo, sì, come diceva sì, Terence nel film, è un paradiso terrestre. Sì, è veramente un paradiso. È un paradiso terrestre. Ogni stagione, sì, è perché è finita la chiacchierata, ci dice. Ma voi ce l'avete qualche... Impermeabile, sì, sempre. Noi siamo attrezzatissime. Sì, come dicevo prima, in ogni stagione si apprezza questo posto. Sì. È bello, sì. Questo è molto bello in autunno. L'autunno è bellissimo. La foglia rossa, eh. Il foliaggio dei Simbruini è particolare. Bello, bello, bello.
vicino. L'America a pochi chilometri dalla capitale. Sembra di stare veramente, sì. Quindi si può rimanere qui, ci porta a pranzo? No, andiamo a pranzo. Che bella, Ianti, grazie davvero.